a tutti, bentrovati. Una figura anticiclonica anomala comparsa a latitudini artiche, esattamente tra la Groenlandia e i paesi scandinavi, sta costringendo il flusso perturbato atlantico ad abbassarsi di latitudine e a transitare quindi all'altezza dell'Europa centrale sino a lambire le nostre regioni settentrionali. Questo è il motivo per cui nei prossimi giorni su queste zone assisteremo a condizioni di lieve instabilità atmosferica associata anche al transito di alcuni temporali, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sull'area mediterranea invece ritroviamo un altro anticiclone, naturalmente quello subtropicale, il quale garantisce stabilità atmosferica su tutto il nostro centro-sud. Ebbene, l'incastro tra le due circolazioni avviene alternando lungo il bordo di contatto modesti cavi d'onda ciclonici come quello in arrivo dalla Spagna e atteso sul nord Italia tra la sera di giovedì 1 e la giornata di venerdì 2 agosto, e più marcati promontori anticiclonici come quello che in risposta nelle prossime ore e sino a venerdì 2 agosto si renderà responsabile di una nuova ondata di caldo africano sulle nostre regioni meridionali e in parte anche sulle isole maggiori. Ma a differenza degli episodi di caldo precedenti, però quest'ultimo non andrà a bloccarsi, ma riuscirà ad evolvere verso Levante, liberando le nostre regioni peninsulari già nel corso del prossimo fine settimana. E questo avverrà per mano di venti più freschi, o sarebbe meglio dire venti meno caldi, provenienti da nord-ovest, quindi sostanzialmente maestrale. Solo le isole maggiori rimarranno sotto il tiro della bolla calda che ancora tracima dall'entroterra sahariano e si manterranno su un profilo termico complessivamente un po' più elevato, anche se non estremo. Passando alla media scadenza, ci aspettiamo poche novità. Unica prospettiva degna di nota è il possibile transito della coda di una perturbazione atlantica sulle nostre regioni settentrionali a metà della prossima settimana, grosso modo tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, arco temporale nel quale sarà lecito attendersi il passaggio di qualche temporale. Ecco, vedete, abbiamo fatto anche un bel giro di parole. Comunque vi daremo conferma nel prossimo video. Intanto possiamo senz'altro passare al riassunto previsionale, partendo dalla giornata di giovedì 1 agosto, che presenterà condizioni di tempo per buona parte soleggiate, ma con qualche banco nuvoloso in transito sulle regioni settentrionali, anche associato ad isolati brevi temporali a ridosso dell'arco delle Alpi, specie quelle orientali. In serata ulteriore formazione di temporale lungo tutto l'arco alpino per l'approssimarsi appunto di quell'impulso che abbiamo visto provenire dalla Spagna. Sul resto dell'Italia non avremo variazioni degne di nota, a parte qualche nube che comparirà nel corso del pomeriggio sulla Sardegna. Le temperature sono in aumento al sud, dove avremo punte anche sino a 35-37 gradi, non andremo invece oltre 32-33 sul resto dell'Italia. Venerdì 2 agosto condizioni di moderata instabilità sulle regioni settentrionali con possibili brevi temporali, meno probabile però lungo le coste ligure e a ridosso della Romagna, specie i settori costieri di quest'ultima regione. Qualche breve acquazzone non è da escludere in giornata anche al centro e limitatamente al mattino invece sul nord della Sardegna. Per il resto avremo condizioni soleggiate con clima molto caldo sulle regioni meridionali dove si avranno punte anche fino a 38-39 gradi. Sabato 3 agosto prevalenza di sole con modesti addensamenti pomeridiani in montagna ma senza fenomeni. Qualche isolato focolaio temporalesco però non è da escludere nel corso del pomeriggio sulle montagne friulane e sull'Abellino Appennino Abruzzese, ma naturalmente saranno fenomeni del tutto isolati. Le temperature sono in diminuzione per una fresca ventilazione settentrionale che però si presenterà, attenzione, come vento di caduta sulla Sicilia orientale, dove quindi farà ancora molto caldo, avremo temperature anche ancora superiori a 38-39 gradi. Infine la tendenza per domenica 4 agosto, che vedrà ancora prevalenza di sole, a parte locali disturbi di poco conto. Le temperature si attesteranno su valori massimi compresi tra 28 e 33 gradi, quindi non molto distanti dalla media stagionale. Ebbene, con questo è tutto, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video, sempre su questo canale. A risentirci da Luca Angelini.